23 maggio. È bene per voi che io me ne vada. Immaginiamo che Gesù fosse rimasto sulla terra nel suo corpo di carne per tutta la durata del tempo. Sarebbe stato un illustre sapiente, un grandissimo filosofo, un eccellente psicologo o pedagogo, un esperto inventore, anche un onnipotente creatore. Avrebbe potuto sottomettere tutta l'umanità a sé, formando un grande regno, più esteso dell'impero romano. Ma tutte queste cose a nulla servono all'uomo. Sarebbe stato il Dio incarnato in mezzo a noi. Mai sarebbe divenuto il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il datore dello Spirito Santo, il Creatore e il Rigeneratore del vero uomo. Questa verità vale anche per ogni discepolo di Gesù. Anche lui da cristiano può essere illustre, sapiente, grande filosofo, psicologo o pedagogo di fama, scienziato o inventore rinomato. Può anche dare nuova forma alla terra e all'universo. Può conquistare tutti gli spazi dell'universo, ma rimane sempre un uomo tra gli uomini. Quando Cristo Gesù, da Dio incarnato, divenne Dio Salvatore e Redentore? Nel momento in cui ha offerto la sua vita in sacrificio, in olocausto al Padre. Quando il discepolo di Gesù diviene in Cristo Redentore, Salvatore dei suoi fratelli. Quando in Cristo offre al Padre la sua vita. Quanto la lettera agli Ebrei dice per il corpo di Cristo, vale anche per il suo discepolo. La legge, infatti, poiché possiede soltanto un'ombra sui beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha mai il potere di condurre alla perfezione per mezzo di sacrifici, sempre uguali, che si continuano a offrire di anno in anno, coloro che si accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati. Invece, in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora ho detto: «Ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge», soggiunge. «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Cristo invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono sacrificati. A noi lo testimonia anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto: «Questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente», dice, «e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Ebrei 10:1-18. È questo il motivo per cui è bene che Cristo se ne vada. Lui deve dare il corpo al Padre dalla croce per divenire da Dio incarnato, Dio Salvatore, Redentore, Datore dello Spirito Santo. Se lui invece rimane, l'uomo mai sarà salvato. La sua incarnazione è opera inutile, vana. A che serve la sua incarnazione se non diviene redenzione? Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più.
riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Giovanni 16, 5-11. Gesù se ne va, manda il suo Santo Spirito, anzi lo versa dal suo corpo trafitto sulla croce. Lo Spirito Santo viene e per la sua opera di nuova creazione dell'uomo rende senza più scuse tutti coloro che si perdono. Si perdono per la loro colpa e responsabilità. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci redentori in Cristo.